finestra della mia stanza ed il mondo spariva dietro un'enorme spessa coperta nera. Avevo paura di sparire anch'io sotto quella coperta e tenevo sempre la luce accesa sperando che la notte non mi inghiottisse. Una volta l'ho chiesto a mio padre: papà, di notte le persone dove vanno? Io ho paura, il buio le fa sparire tutte. Mi prese in braccio, mi strinse la punta del naso tra due dita e sorrise. Di notte le persone non spariscono. Tu non le vedi, ma ci sono. Lavorano, si impegnano e fanno tutto quello che serve perché il mondo continui anche mentre tu dormi. Così al tuo risveglio tu lo trovi esattamente come l'hai lasciato. E sono persone speciali, papà. Se riescono a fare tutte le cose che dici con il buio che c'è di notte, secondo me sono speciali. Mi chiamo Libero e sono lo speaker di una trasmissione radiofonica che va in onda proprio di notte. Ma non ho più paura del buio. Questa è Night Radio. Benvenuti. Anche stanotte abbiamo un gran bel cielo stellato là fuori, non una nuvola, non un vapore più denso dell'aria. Guardate il cielo stanotte, Arturo di Medaglia Orsi, Andromeda fa la pettegola con Cassiopea e Betelgeuse si pavoneggia nel suo vestito da sera rosso. E qui sul pianeta Terra niente di nuovo da segnalare se non che faremo compagnia alle stelle con tanta buona musica e qualche voce amica che vorrà venire a trovarci. Ehi, c'è qualcuno là fuori? Ciao Libero, sono Anna, lavoro al pub. E quale? Ah, guarda, non chiedermi come si chiama questo posto. Tutti lo chiamano solo così, al pub. Hai presente, no? Stasera ci si becca al pub? Ti va una birra al pub? È simpatica la ragazza che lavora al pub. Ecco, quella sono io. Però nessuno si ricorda mai come mi chiamo. Anzi, raramente mi chiamano per nome. Io sono sempre... Ehi, scusa, senti, una doppio malto. Ma che cafoni. Neanche ricordarsi che ti chiami... Com'è che hai detto che ti chiami? Anna, Anna Libero. E pensare che non è neanche un nome difficile da ricordare. Ti prendo in giro, Anna, ti prendo in giro. Pensa che è persino il terzo più comune nel nostro paese. Dopo Maria, ovviamente. Ma io sono soltanto Anna, è un nome semplice. Sono quattro lettere, anzi due che si ripetono, la A e la N. È un nome che puoi leggere da sinistra verso destra e viceversa. Sono due sillabe che si specchiano l'una nell'altra. Anna. Ad ogni modo faccio la barista, servo da bere ai clienti. Sai, birra, whisky, gin... Insomma. Magari una sera di queste vengo a trovarti e mi prepari il tuo miglior Sex on the Beach. Ah, no, guarda Libero, non chiedermi di prepararti i cocktail, perché quelli proprio non sono capace. Al massimo posso mescolarti un po' di Bacardi con la coca, un po' di tonica con il gin, ma più di quello. Però, comunque loro sembrano contenti, Alla fine un bicchiere pieno ed un sorriso. E quando il bicchiere si svuota, io glielo riempio di nuovo. Alla fine vengono al pub per trovare quello di cui hanno bisogno. Una donna che non gli faccia troppe domande e che gli serva da bere. E forse è quello che vorremmo tutti, no? Ecco. Però, Libero, l'altra sera è successa una cosa. Dimmi. Allora, è venuto uno che non avevo mai visto prima, un ragazzo carino, di quelli un po' timidi, con gli occhialetti, il pulloverino con lo scollo a V. Beh, è entrato, si è seduto al bancone e ha ordinato un caffè. Io subito ho pensato, magari è uno studente universitario, magari sta preparando un esame e allora per staccare un po' è sceso a prendersi un caffè al pub. Magari studia medicina, magari vuole diventare uno di quelli che curano i bambini, sai, quelli che a un certo punto prendono e partono per l'Africa per andare a salvare i bimbi con la pancia gonfia. Oh, cavoli, sarebbe così bello pensare che un giorno quel ragazzo salverà tante vite. Ad ogni modo, io gli ho servito il caffè con un sorriso, come faccio sempre con tutti i clienti. Lui ha sorriso a sua volta e poi ha bevuto il caffè. Lo ha bevuto in tre sorsi, senza neanche metterci lo zucchero. Poi ha appoggiato la tazzina sul bancone, si è alzato, mi ha guardata dritta negli occhi e ha detto: «Grazie Anna, buonanotte».
ed è andato via. Oh, libero! Io non ci ho capito più niente. Credo che sia l'unico cliente a conoscere davvero il mio nome. Ah, cavoli, io spero che torni anche questa sera. Mi sa che ti sei un po' invaghita, eh? Ah, libero, sai cosa ti dico? Se questo torna, io gli dico che mi sono innamorata di lui. Così almeno ci sposiamo e poi quando lui diventa un medico ce ne andiamo insieme in Africa a salvare i bambini, eh? Così finalmente la smetterò di essere sempre soltanto la barista del bar, eh? Anzi, guarda, mi è sembrato di sentire la porta che si apriva. Scusa, non vorrei che fosse lui, mi sa che vado. Ciao, libero! È vero, Anna, hai un nome semplice, come le tue fantasie, i tuoi sogni. Hai lavato così tanti bicchieri che non sai neanche più di cosa li hai riempiti. Ma dimentica quello che sei stata per tutti quelli a cui hai versato da bere e impara ad essere te stessa. E soprattutto, Anna, se vuoi veramente qualcosa, alzati e vattene a prendere. Non fartelo scappare il tuo studente di medicina. Vallo a prendere, scappate insieme, come che sarà la vostra Africa. Fosse anche soltanto un monomonocale al piano rialzato. E raccontatevi la più romantica delle storie. Ma fino ad allora, ancora bicchieri, Anna, ancora coca e Bacardi, ancora una doppia malto, per favore. Perché la notte è fatta per bere. E adesso Patti Smith, nella indimenticabile Because the Night, scritta a quattro mani con il boss Bruce Springsteen. Una canzone che ha vissuto una seconda giovinezza da quando è stata scelta come sigla di una, ahimè, ben più blasonata trasmissione notturna. Patti Smith. Because the night, the ride to lover. Because the night, the night.
Ma ci sono notti, caranna, che potrebbero anche appartenere a un uomo che ha poco da perdere. Se ne sta lì in disparte con il suo pullover a V, pronto a mietere la sua prossima vittima. Una innocente ragazza come te che ha solo commesso l'errore di innamorarsi della persona sbagliata. Sto scherzando, Anna. Ti auguro che sia l'amore della tua vita. Buonanotte, principessa. Vivi la tua bellissima favola e credici, credici finché vorrai. Anche mio padre faceva il pescatore e lui mi diceva sempre che siamo fatti un po' tutti di mare. È presente quando ti tagli e le ferite sanno di sale? Questo perché di mare sei anche un po' tu. Ah, che poeta che era papà. Lui mi portava in mare sempre con lui, però solo di giorno. Però lui andava anche di notte, perché diceva che di notte i pesci non hanno paura e escono fuori dalle loro tane e non vedono le luci, è più facile pescare. Anche mio nonno Delmo se lo portava e anche lui solo di giorno. Perché diceva che di notte i bambini possono essere rapiti dalle sirene. Dalle sirene? Sì, sì, sono creature bellissime, Libero. Hanno metà corpo di donna e metà corpo di pesce. E hanno una di quelle voci che incanta. E così capita che i bambini, per sentirle, si sporgono troppo e finiscono in mare. E per questo non ti portava con lui di notte. Già, ora mio padre non c'è più. E io in mare ci devo andare lo stesso. E sai una cosa? Aveva ragione, esistono sul serio. Chi? Le sirene. Un po' di tempo fa ero in mare con la paranza, sai, con la nave di fondo,
Ero lì che mi facevo i fatti miei, a un certo punto ho sentito che qualcosa, avevo preso qualcosa di grosso, eh. E allora mi sono messo sulla carricola, tirato e alla fine l'ho vista. Una sirena. Oh, libero. Era così bella, aveva i capelli neri scuri come la notte quando ci sono le stelle. E aveva gli occhi blu profondi quanto l'oceano. Agitava una bellissima coda in madreperla. E a un certo punto ha cominciato a parlare. Io volevo dirle qualcosa, ma la voce in gola mi si strozzava e lei mi ha detto Andrea, sapeva anche il mio nome. Andrea, ti prego, buttami in acqua. Noi non sopravviviamo tanto fuori dall'acqua. Libero, tu non sai il dilemma. Avrei potuto prenderla, metterla in una vasca gigante, farla vedere a tutti come al circo, perché no? Avrei potuto comprarmi una macchina, comprarmi una casa, magari smetterla di fare il pescatore. Però lei poi mi ha detto, anche tuo nonno Adele mi ha pescato. E anche lui mi ha ributtato in acqua. Poi ha conosciuto tua nonna ed è arrivato tuo padre. E poi sei arrivato tu. Forse le cose dovevano andare in questo modo. E allora io ho pensato che una vasca così grande, alla fine io non sapevo neanche dove metterla. E allora l'ho ributtata in mano. Sai, spero sempre di sentirla prima o poi. Stasera vado in barca con Margherita, la figlia del fruttivendolo. Io era tanto che volevo invitarla, ma non trovavamo il coraggio. E stasera, chissà, forse le cose dovevano andare così. Sai, Andrea, mi hai fatto ricordare che io anch'io, tanti anni fa, ho visto uno splendido unicorno bianco che volava nel cielo maestoso. Ma ero ad Amsterdam ed ero completamente fatto. Andrea, che ti sei fumato? Una sirena! però la storia è bella, è in qualche modo anche una lezione di vita. E per me è vera come tutte le cose importanti. E mi viene da dirti, caro Andrea, che il buon marinaio si riconosce nella tempesta. E tu da buon marinaio, chiunque sia il tuo pusher, hai restituito al mare ciò che gli apparteneva e lo hai fatto senza pensare a quanto ti sarebbe costato. Domani magari avrai un figlio a cui insegnare a pescare, ad andare per mare. E guardando con lui il mare di notte, gli racconterai storie di sirene, splendide creature che incantano chi va per mare solo per farsi amare un istante e farsi poi ributtare tra i flutti. Ma non sempre il mestiere del marinaio è fatto d'amore e di onde. Faticoso. Che non sempre ripaga delle notti in alto mare. Molto spesso si torna a casa a reti vuote e si rischia la vita per niente. Andrea, ti auguro che la tua storia con Margherita viaggi sempre a vele spiegate e con le reti piene di buon pesce. Ah, e mi raccomando, Andrea, basta fumo! Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. Dimmi, mio signore, dimmi se tornerà.
ripubblicato solo in versione promozionale per il circuito Jukebox nel 1980 e non per la vendita al pubblico. Il singolo è Il Pescatore, loro sono Pierangelo Bertoli e la vera vincitrice dell'ultimo festival, la grandissima Fiorella Mannoia. Ehi, ehi. C'è qualcuno là fuori? Ciao Libero. Ciao a tutti. Oddio, che imbarazzo. No, che imbarazzo, perché siamo solo io e te. Ma perché non ho mai chiamato in radio? Eppure io ti ascolto sempre quando sono in Italia. E sai, io sono sempre in viaggio. Viaggio molto. Sono un assistente di volo, una hostess. Posso confessarti una cosa, Elettra? Tutte le volte che prendo un aereo resto sempre incantato a guardarvi e non riesco mai a prestare attenzione quando spiegate le procedure di sicurezza, come me credo tanti altri. Vogliamo per favore fare un servizio utile? Vuoi ripeterle a beneficio di tutti gli uomini che ci ascoltano? E va bene. Nell'improbabile eventualità di un armaraggio troverete il giubbotto galleggiante sotto il vostro sedile. Il giubbotto va indossato come mostrato dagli agenti di volo e gonfiato solo all'esterno dell'aereo. Il giubbotto si gonfierà automaticamente tirando l'apposito nastro. Se questo non dovesse succedere, potete utilizzare l'apposito tubo di gomma. Ma te le vedi tutte quelle persone in preda al panico che mentre precipitano si mettono a soffiare nel tubo di gomma? Ma infatti, magari quel fiato vorrebbero risparmiarlo per dire alla persona che amano tutto ciò che non sono mai riusciti a dire. Oppure per assicurare il figlio seduto accanto a loro di avere coraggio, di non avere paura. Sai, Libero, io ogni volta che parto saluto mia figlia, Viola, e le dico di aspettarmi con un sorriso. Poi le dico di farmene un altro e me ne vado con quell'immagine stampata nella memoria. Da quando faccio l'assistente di volo, tutte le volte che decollo, piove. Sembra proprio che il cielo voglia dirmi di non lasciare questa terra, di restare a casa con mia figlia. Io non ho mai seguito quel consiglio. Forse perché fino ad oggi il destino non mi ha mai tradita. Ha sempre mantenuto la promessa, sono sempre tornata a casa. Una notte però ho avuto uno strano presentimento. Mi sono svegliata con la precisa sensazione che sarebbe successo qualcosa. Ero tornata da pochissimi giorni, avevo coperto i cieli di mezzo mondo. Avrei potuto tranquillamente essere stanca, chiamare e dire che ero malata. Invece mi sono imbarcata lo stesso. E pioveva. Dio, come pioveva. Quella mattina eravamo diretti a Singapore, credo. Ho preso un cellulare e ho chiamato mia figlia, che stava ancora dormendo. E le ho chiesto di farmi un sorriso al telefono. E lei mi ha detto, ma mamma, ma così non lo puoi vedere. E io le ho detto che ho un potere magico, che è il potere di vedere il suo sorriso nelle cose belle del mondo, che subito mi rallegrano. E avevo il potere di vederlo anche nelle cose brutte, che subito diventano belle. Lei cambia il mio modo di vedere il mondo ogni volta in cui sorride. E così mi ha accontentata. Dalla vetrata dell'aeroporto era ormai l'alba e ho visto il cielo tingersi di viola e colorare ogni cosa. Anche la pioggia era diventata viola. Sai, Libero, non sono io ad avere un potere magico, ma è lei, è mia figlia. È lei che mi fa ritornare nonostante i miei presentimenti. Oh, ora scusami, devo andare, devo imbarcarmi. E ovviamente sta piovendo. Thank you.
Sembra che queste mostruose creature alate fossero la personificazione della tempesta. E ti stupisci di più tutte le volte che decolli. Elettra, di che hai paura, sei tu la madre della tempesta, ne comandi i venti, i tuoni e i fulmini. E io mi sentirei al sicuro sapendo che sul mio volo ci sei tu, con in tasca il sorriso di tua figlia che colora il cielo. Non so se sei riuscita a sentire la canzone che ho scelto per te, Elettra. Magari sei già tra le nuvole. Nel dubbio, quest'altra è per Viola, che sicuramente sta dormendo, ma sogna di te. Tempo per ascoltarti in radio, perché vedi, io faccio nel turbino.
Ma come il Netturbino? Sapevi, proprio tu, ma si dice operatore ecologico. Ma sì, dai, tanto, come lo chiami lo chiami, questo mestiere ha sempre a che fare con munnezza. Anzi, con i rifiuti solidi urbani. Ma lo fa un va? Scusa, libero, scusa lo sfogo. E che certe notti, stu cazzo ideale sembra la strada per l'inferno. La stricata di buone intenzioni rimaste tali. Hai capito, Saverio? Netturbino e poeta. Chi ci sta pazzia? Scherza, scherza. Intanto io raccolgo pacchetti di sigarette di quelli che avevano giurato che avrebbero smesso 3 pacchetti fa. E poi mozziconi di sigarette, una quantità di mozziconi. Uno per ogni promessa che quella sarebbe stata l'ultima. Oh, tu libero mica fumi, no? No, scherzo, ho smesso. Bravo. E poi raccolgo bottiglie vuote, sì, che vi parlano di serate passate in allegria, in compagnia di amici sinceri. O anche passate da soli, perché libero, guardiamoci chiaro, dopo un po' di alcol diventiamo tutti un po' più sinceri, no? Ma tanto tu mica bevi, no, libero? No, scherzi. Mastemio. E poi fazzoletti, raccolgo tanti di quei fazzoletti che in tutta la mia vita, tutti quelli che ho raccolto, che se avessi potuto estrarre una sola lacrima da ciascuno di loro, ci avrei riempito la piscina olimpionica, ci avrei riempito. Oh, una piscina è grande, è grossa, libero, tutto nuoti, no? Libero, quindi. Tutto il cazzo, sai. E poi le briciole che i piccioni non vogliono mangiare. Quei piccoli esseri schifosi e ingrati. Oh, libero, che ci posso fare? Mi stanno qua i piccioni, non posso sopportare quando ti guardano con quella testa tutta storta così e con un occhio solo, così, che sa perché ti devono fregare da un momento all'altro. E poi magari ti fregano veramente, perché basta che si alzano in volo dopo che hanno mangiato e splate, e tu ti ritrovi un bel ricordino indelebile sulla divisa nuova. Che ci posso fare? Mica posso andare avanti a guardare per aria, io devo guardare a terra. E io devo spazzare, io tengo una responsabilità, io devo compensare quelli che sporcano e chi di responsabilità non se ne vogliono pigliare. Madonna, quanto stanno qua quelli che pigliano e buttano a terra tutte le cose. Meno male che non li vedo, guarda, meno male che non li vedo. Non li vedo, no, perché quando arrivo io è tardi, e per strada non ci sta più nessuno. E a parte l'altra notte, libero, mo te ne racconto uno. L'altra notte, al parco, sulla panchina, ci stava la guagliola, una ragazza, con un foglio di carta in mano, che leggeva. A un certo punto, scatta in piedi, scoppia a piangere, e incomincia a pigliare su piazza il cartello strapendato e pensando di piccoli. E cosa fa? E li butta a terra. No, e ho urlato io, signorina, ma le sembra questo il modo di sporcare la proprietà pubblica, Ma mica mi ascoltavo, ma guardavo, e scoppiata a piangere era andata a vuoto. Allora lì ho capito che non dovevo aver ricevuto una notizia tanto bella. E allora cosa dovevo fare? Mi sono avvicinato e le ho detto, signorina, io mica lo so chi è quell'uomo che la fa piangere così, però secondo me è uno che butta le carte a terra e quindi non merita le sue lacrime. Comunque io a lei la perdono. Libero, secondo me pure lei mi ha perdonato, perché a quel punto mi ha fatto un pienso sorriso a Bussì. Ma lo vedi come siamo? Pure noi Netturbini tenevo cuore, nonostante a munnezza. Like some things and those who care.
Possiamo essere eroi solo per un giorno. Un omaggio a Luca Bianco che nel 77 scrive Heroes dopo aver sconfitto cocaina ed alcol. Saverio Antonio Martino Saglimbeni Sinatra. Era questo il nome completo del padre di The Voice. E se anche lo facessero per sfotterti, caro Saverio, dovresti essere orgoglioso del nomignolo che ti hanno dato. Sai cosa diceva il grande Frank? I am for whatever gets you through the night. Sono favorevole a qualsiasi cosa ti permetta di affrontare la notte. Fosse anche un tranquillante, una preghiera, un sorriso, una bottiglia di whisky. Mi piace come affronti la notte, Saverio. Con la scopa in mano e pronto a ripulire il mondo. Un supereroe. Un po' buffo, permettimelo. Ma Saverio, chi se ne frega? Se hai regalato un sorriso a quella ragazza, sei il suo eroe. O magari la sua bottiglia di whisky. Ciao Saverio, in ogni caso la tua resterà la migliore interpretazione di Strangers in the Night di sempre. Danza moderna, ovviamente, come tutti. Hip hop, danza jazz. No, libero. Sono una ballerina di danza classica. Ho appena finito lo spettacolo in teatro e ora sono in camerino, mi sto cambiando. Ti stavo ascoltando alla radio. Sai, ti ascolto tutte le volte che posso, perché mi piacciono un sacco le storie che ti racconta la gente quando telefona. Sembrano tutte molto più interessanti della mia. Ah, scommetto di no. Tu perché hai voluto fare la ballerina? Vuoi sapere perché ho voluto fare la ballerina? Vedi, quando ero piccola, mia mamma mi raccontava sempre che sono arrivata nella sua vita quasi senza che lei se ne accorgesse. Si è voltata e io ero lì. Ero entrata in punta di piedi. Pensavo che le mie prime scarpette da punta le ho ricevute in regalo per il quarto compleanno. Erano così belle, di raso, color panna. Appena le indossai, il mio piede prese quella forma. Il collo si inarcò in avanti. Le dita diventarono il sostegno per il peso del mio corpo. Ho vissuto tutta la vita in punta di piedi. Non potevo che fare la ballerina. Cambrè, grangetè, pas de bourrée, arabesque, pirouette. Cucina francese, No, non mi piace molto. Dai, libero, non scherzare. Sai, credo di aver imparato a danzare ancora prima di aver imparato a camminare. Ecco, camminare, quello ormai non lo so più fare. Se tu vedessi i miei piedi, libero, diresti che non sono più i piedi di una donna, diresti che sono deformi. Beh, a me non importa. Vedi, questi sono i miei piedi da sempre. Ecco, vedi, libero, perché ho telefonato la mia non è una storia particolarmente interessante. Ma non è vero, Luca, invece lo è molto. E secondo me, se ci pensi, lo sai perché hai telefonato. Prova a dircelo. Perché ho telefonato? Beh, ho telefonato... Ecco, ho telefonato... Perché io nella vita ho sempre seguito i miei sogni. E se si rinuncia ai propri sogni, si è costretti a morire. Io invece libero, ecco, vedi, io sono viva.
Questa intima musica della colonna sonora di Flashdance sembra che Michael Sambello parli proprio di te, Olga. Olga, ci sei? Mi hai neanche dato il tempo di salutarti. Sei davvero uscita dalla radio, come ti si addice, in punta di piedi. Sei una donna coraggiosa, Olga. Nessuno dovrebbe rinunciare a un sogno, neanche se costa la fatica di doverlo sognare anche da svegli. E tu hai davvero ballato su una linea pericolosa, Olga. Quella dove il danzatore diventa la sua danza. Mi sembra di vederti. Stai ballando anche adesso, vero? Thank you.
Ciao, ciao Libero. Non so se faccio bene a chiamare, ma se non lo dico a qualcuno impazzisco. Adesso calmati, fai un bel respiro e dimmi innanzitutto come ti chiami. Mi chiamo Barbara, sono un'infermiera. Turno di notte, eh? Eh sì, lo faccio da un mese perché pagano di più. Ma maledetta me il giorno in cui l'ho deciso. Perché? Che è successo? Guarda, se ci penso, mi viene quasi da ridere. Questa notte ero pronto, stavo medicando un ragazzo che aveva avuto un piccolo incidente in motorino, ma niente di grave. Quando vedo entrare una coppia sulla quarantina, lui sembrava proprio preoccupato, sconvolto. Lei invece era una donna incinta, stava per partorire. Allora la prima cosa che ho pensato è, meno male, stanotte farò anche nascere un bambino, oltre che ricucire le ferite. Poi vedo che i miei colleghi portano la barella e la caricano la donna e la portano d'urgenza in sala operatoria, alla sala 7. Non credo fosse messa tanto bene, ma Libero, io lo so come lavoriamo qui e quindi so che quel bambino questa notte sarebbe nato e sarebbe andato tutto bene. Il marito invece rimane laggiù, in fondo al corridoio, disperato. Come il mio solito, decido di andare a dirgli una parola di conforto, magari gli offro anche qualcosa dalle macchinette, così lo aiuto a tirarsi un po' su. E mentre mi avvicino, lui è di schiena. Allora lo guardo e penso, come somiglia a mio fidanzato. Da dietro ha proprio lo stesso portamento, lo stesso taglio di capelli, lo stesso maglioncino nero che gli ho regalato a Natale. Non può essere lui. E mentre penso queste cose, quasi a voce alta, lui si gira, Libero. Non so se fosse più spaventato dall'idea di vedermi lì o da che cosa stesse succedendo a sua moglie. E sai cosa riesce a dirmi? Mi dice, cara, non è come pensi, posso spiegarti. Ma posso spiegarti che cosa? Libero, io di solito le persone le salvo, non le uccido. Ma ti assicuro che stanotte non so cosa avrei fatto. Mentre sto per dirle qualcosa, dall'altoparlante mi chiamano d'urgenza. Indovina dove? In sala 7, ma certo, e dove se no? Allora lo guardo un attimo e gli dico, fammi un favore, non insultare la mia intelligenza e comportati da uomo. E adesso levati dalle palle, che io vado a far nascere tuo figlio. Perché il bambino io l'ho fatto nascere Libero. Era così carino. Quando l'ho portato alla madre avrei voluto dirle tutto, ma non l'ho fatto. Lui aveva i suoi occhi, soltanto più sinceri. Mamma mia, che giornata, Barbara. Però lasciatelo dire, hai due palle così. Hai lasciato andare l'uomo che ami perché possa dare a suo figlio una famiglia, magari tenuta insieme con una colla scadente, destinata a scollarsi subito. Però Barbara, come facciamo a saperlo? Le persone cambiano, sono come sostanze chimiche, si incontrano, si trasformano a vicenda e danno origine a qualcosa di nuovo. Noi siamo un po' destinati a rompere la stabilità dei nostri legami per cercarne di nuovi, magari meno solidi, ma capaci di creare novità, anche se poi si spezzano. E per la tua notte difficile da dimenticare, ti regalo quella tutta da ballare, Ragazzi di Liverpool. Yeah.
stato, non so, un aiutante vigile del fuoco a petto nudo. Stile Village People, è presente? Per carità, ci sono tanti tipi di legami e qui da noi sono tutti ben accetti. L'amore è amore. Ma ci pensi, Barbara? E se fosse stato un marito la moglie del tuo fidanzato? Bel triangolo, no? E dopo la lezione di chimica, quella di geometria del nostro sorcino pre... Night dream.
C'è qualcuno là fuori. E poi la radio, io sul posto di lavoro non dovrei neanche ascoltarla. Ma vabbè, tanto sono entrati tutti e quindi un po' di relax me lo posso godere. Pronto? Te lo do io il relax, chi sei? Ciao, libero, io sono Isaia e faccio il portiere. Dai, in che squadra? Libero, faccio il portiere di albergo, portiere di notte. Attacco il turno alle 22 e stacco alle 6. Sono così tante notti che non dormo, che per me il giorno inizia alle 2 del pomeriggio. Eppure ti dirò, questo maledetto lavoro mi piace davvero. È così che ti piace così tanto. Che stanno dietro questo bancone, ho visto tante di quelle persone con le loro storie, che uno normale come te ci andrebbero due vite intere per conoscerle tutte. Dai, adesso non te la tirare. Dico sul serio, tutta l'umanità è passata di qua. Comunque, giovani o vecchi, onesti o truffatori, sinceri o bugiardi che fossero, io ho sempre consegnato loro le chiavi e le ho sempre ritirate alla fine del loro soggiorno, senza farmi domande, né tantomeno senza farle a loro. Lo so, sono diventato un pochino insensibile, ma d'altronde avessi dovuto farmi carico di tutte le storie che ho sentito, guarda, ora come ora sarei in manicomio, o che so, peggio, all'obitorio. Pensa a me con tutti gli squilibrati che mi chiamano tutte le notti. Isaia, sono certo che avrai qualche storia interessante da raccontare. Vediamo. Guarda, la settimana scorsa. Verso le 22.30, 22.45, entra una coppia per una camera per una notte. Ora, devi sapere che noi non diamo le camere ad ore, ma certi clienti, gli scopini, come li chiamiamo noi, pagano bene. Te lo faccio breve. Questo aveva avuto una sessantina d'anni, al polso un orologio che valeva quanto il mio appartamento. Lei era molto più giovane, bella, capelli rossi e due occhi verdi, da togliere il fiato. Si vede che avevano bevuto, e lei un po' di più, perché non aspettavo un attimo di ridere. Aveva una risata così contagiosa che persino io iniziai a ridere. Lui mi ha fulminato con lo sguardo, come per dire, impicciati degli affari tuoi. Ebbene, io ho consegnato loro la chiave numero 3 e ho davvero continuato a farmi gli affari miei. Dopo circa una quarantina di minuti, entra un'altra coppia, stessa storia, anche loro una camera per una notte, pagamento anticipato, in contanti, senza resto. Certo, tutt'altro tenore, lui più giovane, ma molto meno ricco. E lei, come dire, molto appariscente, ecco, non farmi dire altro. Ad ogni modo, faccio per prendere le chiavi, quando lui squilla il cellulare. A me casca l'occhio e vedo sul cellulare il viso di una bellissima donna, capelli rossi e due occhi verdi da togliere il fiato. Non ero sicuro fosse lei, fino a che non l'ho proprio sentita ridere dall'altro capo del telefono. E guarda, ho avuto la sensazione che la risata venisse giù dal primo piano, lungo le scale, corridoi, qui nella hall, dove il marito le stava dicendo che era impegnato in una lunga e interminabile riunione in ufficio. Quando ebbe finito la conversazione, allungò la mano per prendere le chiavi, ma io dissi, mi permetta di cambiarle stanza. Questa è al secondo piano, è più silenziosa. Costa un po' di più, ma va bene così. Lei è così simpatico. E diedi loro le chiavi della 10, dopo aver messo a posto la numero 4. Capito, libero? Sono diventato un pochino piacevolmente insensibile, ma non così tanto poi. Oh, devo andare, mi stanno chiamando dalla 17, forse nuove storie in arrivo. Hai fatto la cosa migliore che potessi fare, bravo Isaia. Ho visto tante di quelle storie finire perché sono venuti a galla inganni, bugie, frasi non dette. A volte si fa peccato, sì, ma non è un peccato per forza.
magari ci perdiamo nel profumo di un'altra solo perché non ricordiamo quello della donna che amiamo. È distrazione, è dimenticanza. E dovremmo saper perdonare ed essere perdonati quando pecchiamo per distrazione e dimenticanza. E magari spiegarlo a noi stessi perché non capiti più. Fino alla prossima volta. Is there anybody out there? Thank you.
Che dici, Libro, mi aiuti ad andartene via? Se vuoi sono qui apposta. Ma non vuoi parlarne un po' prima? No, ho finito il barbo. Ho finito lo scotch. Di farmi una birra non se ne parla proprio. Devo rimanere lucido. Devo guidare fino a casa questa notte. Che stupido, non mi sono nemmeno presentato. Mi chiamo Alberto e faccio blues. Musicista di nicchia, eh? Già. Infatti lavoro in un locale frequentato solo da gente come me. Gente nata sotto una cattiva stella. Tutte le sere prendo la mia bella chitarra nera e vado a suonare. Quando faccio la mia musica mi sento un re. Poi però finisce che sono un paio d'ore, mi bevo qualche cosa e poi me vado a casa. È la prima volta che chiami, vero? Mi ricorderei di te. Sì, è la prima volta. Sono un tipo solitario, taciturno. È per questo che non ti ho mai chiamato prima. Ma ti ascolto, Sam, ti ascolto tutte le sere mentre vado a casa in macchina. Anche se devo ammettere che non sempre la musica che metti mi piace. Voi bluesman, si sa, avete gusti difficili, no? No, ma lo capisco, tu lo fai per quelli che ti ascoltano, che ti telefonano. Anzi, ti dirò, sei bravo, sei maledettamente bravo, perché riesci sempre a trovare il pezzo giusto per ognuno di loro, per ognuna di quelle anime solitarie che ti telefonano nel cuore della notte. Sarà perché noi che di notte ci viviamo siamo un po' tutti nati sotto una cattiva stella, no? Sai, è buffo, perché la sera, quando sono nel locale, devo suonare, io ci provo a non staccare gli occhi dai capotasti della chitarra, ma non sempre ci riesco. Così me li vedo lì, tutti lì davanti a me, buttati su quelle sedie come dei copertoni sgonfi, che si riempiono di alcol, per non sentire il vuoto che hanno lasciato le loro anime quando se ne sono andate via. È curioso perché anche io a volte mi sento un po' così, sai? Come in questo periodo, per esempio. La mia donna mi ha lasciato, già. Mi ha detto che non la amavo quanto mi amava lei. Io allora l'ho guardata e le ho detto: ehi, gioia, non mi buttare addosso tutto il tuo amore così, però, Lei si è voltata e se n'è andata. Dio, quanto era bella, però. E poi sopportava tutto di me, capisci? Tutto. Anche le cose strane, le pazzie. Quando arrivavo a casa nel cuore della notte e era svegliato perché volevo parlare con lei. Volevo dirle che voglio andarmene da questa città. Che non sopporto più la gente, i falsi amici. Quei quattro soldi che si tirano su facendo questo mestiere. Lei sistemava tutto. Mi guardava negli occhi, mi accarezzava la fronte e poi mi diceva che sarebbe andato tutto bene, che credeva in me, che ero nato per fare il blues. Quest'anima è stanca, caro il mio Libero. Sai cosa, avrò un po' invidiato il tuo nome? Libero. Io invece non mi sento libero per niente, anzi, mi sento prigioniero della mia vita, della città, di questa routine. Io me ne devo andare di qua. Io me ne devo andare, ma non so dove, capisci? Dove? Forse potrei andarla a cercare. Forse non è troppo tardi, che cosa dici? Potrei cantarle una delle mie canzoni, una di quelle che ho scritto io. Quelle le sentite solo lei e Dio se le piaceva. No. No, la verità è che sono stato un idiota a lasciarla andare via così. Ma vedi, il problema è che me ne sono accorto troppo tardi. E senza di lei mi resta solo il blues. E non lo so se mi basta. Got a work of war now.
Franklin, today I sing the blues. Alberto, che ti devo dire? Se bruci un ponte dopo averlo attraversato, ovviamente puoi usarlo per tornare indietro, no? E chi ha lasciato dall'altra parte non avrà scelto. Ti darai i tacchi e se ne andrà. Non mica buttarsi nel vuoto, no? Perché per buttarsi deve valere la pena. E tu, Alberto, ne vale la pena. Ma ti dare un consiglio, amico mio, finché c'è ancora tempo. Vai a cercarla e cerca di portarla in. Ma mentre vai, non smettere di cantare, non smettere di suonare, non smetterla con il tuo. Hai ragione tu, sai. Quelli come noi sono coronati sotto una cattiva stella. Ma lo sai cosa diceva il grande Albert King? Se non fosse stato per la cattiva fortuna, non avrei avuto fortuna alcuna. E adesso ti regalo un po' di leggerezza, anche se la prossima canzone parla di una stella della radio che perde popolarità e non vorrei che la cattiva fortuna scegliesse proprio me. Girarci un po' intorno, o magari non dirtelo nemmeno.
Ma mamma mi ha fatto sincera, oltre che bella da togliere il fiato. E a volte la verità fa peggio non dirla, non sei d'accordo? Eva, con questa voce sono d'accordo con qualsiasi cosa tu dica. Quando ha detto a mia madre che cosa facevo per vivere, lei per poco non mi muore davanti agli occhi. Ma sai che c'è? Ho preferito che lo sapesse da me piuttosto che da una telefonata di un poliziotto o peggio, dall'obitorio. Eppure, tutto si può dire di me tranne che io faccia del male alla gente. Anzi, faccio proprio del gran bene. Lo so benissimo. Eccello di un'immagine. Sì, dicono tutti così. Poi li vedi venire da me, uomini con la faccia stanca, arrabbiati, delusi, stressati, che se ne vanno sempre un po' più soddisfatti, o almeno un po' più leggeri di quando sono arrivati. Un po' più leggeri di sicuro. Non fare facili battute, guarda che con me alcuni clienti ci vogliono solo parlare. Dai. Sì, parlare, proprio così. Ad alcuni di loro il sesso non interessa, forse perché quello lo possono fare gratis a casa loro. A me raccontano i loro casini, le loro frustrazioni, la loro moglie che non li ama più, i bambini che crescono troppo in fretta, il lavoro che non li soddisfa. Alcuni di loro mi raccontano del loro lavoro. Io ammetto di non capirci assolutamente nulla, ma a loro non interessa. Eva deve essere un'amica confidente e un'amante silenziosa e fare cenno di sì con il capo. Proprio ieri mi era capitato uno che lavora per una grande azienda e che ha per le mani un grosso affare che potrà cambiargli la vita se va in porto. Se divento ricco mi sposi, Eva? Mi ha chiesto. Ma io ho un codice da rispettare. Mai, mai innamorarmi dei clienti. E mai lasciare che loro si innamorino di me. L'amore è un rischio libero. Ed è un rischio che io non posso permettermi. L'amore è per le casalinghe, per le impiegate, per le maestre, le commesse. Io sono una prostituta libero. L'amore non è per me. Con la fortuna che ho, finisce che mi innamoro subito di quello sbagliato. Anche per questo ho proibito i baci. Niente baci, specialmente sulla bocca. Un bacio è troppo intimo, troppo personale, troppo da innamorati. Poi figuriamoci, a volte detesto l'odore di certi uomini, figuriamoci il sapore. Ci sono bocche che dovrebbero rimanere chiuse, te lo assicuro. Però pagherei io per un bacio. Sì. Un bacio di quelli da film, tipo Via col vento, hai presente? Ma senza conseguenze, senza possibilità di replica. Un bacio che mi porti via per qualche minuto da questa strada, da questa notte. Ma senza pensare che mi possa salvare, perché io non ho bisogno di essere salvata. Thank you.
nel paesino di San Andrea, tutti si accorsero con uno sguardo, non si trattava di un sogno. C'è chi l'amore non va per noia, chi se lo sceglie per la professione, poca di rosa che non verrà, meglio faceva per la passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se è concluito, al cuore libero oppure no. Così da giornata, bocca di rosa si tira addosso, l'ira funesta delle cagnette a cui aveva soltanto l'osso. Ma le comari di un paesino non vedono certo l'iniziativa, né contro i suoi figli, si limitava la luna. Fabrizio De André. Mi dispiace molto per i ben pensanti, ma ormai saranno tutti a letto. Non credo che le donne come Eva vendano solo sesso. Io immagino il loro mondo come una parentesi dalla vita di tutti i giorni. Un rifugio dal dolore della vita. Un posto caldo e accogliente d'inverno e fresco e riparato d'estate. Una macchina si ferma, una portiera si apre, si richiude. Un viaggio che termina solo quando la sete è finalmente placata e un bisogno riesce ad essere appagato. Come lo chiameresti questo, Eva? Magari non è amore, sì, ma secondo me vuol dire prendersi cura. Ciao, Eva. E se mai mi stessi ascoltando, un saluto va alla mitica Ritona, che alla fine degli anni Ottanta mi ha regalato per la prima volta un'ora d'amore. Va bene, 5-6 minuti, ma intensi. Ciao, Ritona! C'è qualcuno là fuori. Voilà, libero, come la cava? Tutto a posto? Qui in autostrada c'è una nebbia che non si vedono neanche le parlate, la sa stare, va? C'è una pioggia che viene giù e oltre a noi non ci sono altri agenti atmosferici, libero! Voi chi? Sento un bel po' di confusione là fuori. Guarda, sì. Come ti chiami? Scusa che non mi sono presentato, sono qui con tutti i manutentori autostradali, amici miei. Io sono il Mario, però mi chiamano Chiumenda. Perché sono l'unico che ha un titolo di studio. Io ho studiato a scuola, a quelli lì li hanno studiati a scuola, un per uno.
siamo qui che facciamo una pausa, ci mangiamo un panino porchetta e peperoni e ascoltiamo te che ci fai ridere, ci fai un po' di compagnia. E allora pensiamo, tac, scatta la telefonata, preso subito la linea. E allora, tac, presentami gli altri fenomeni. Guarda, qua c'è tutto The Monster Picture direttamente. Allora, prima fra tutti abbiamo Tex Fillers. Lo chiamiamo così perché viene a lavorare con il cappello da cowboy, con tutti gli stivali a punta, con gli speroni, che ogni volta per mettere le scarpate in fortunisca deve prendere le ferie, ci mette una settimana. Poi abbiamo il Wong, il cinese, agile come una pantera, veloce come un ghepardo, è la bestia quello lì. Tu pensa che ogni volta mi invita a mangiare che la sua, solo che a me il gatto soliano con le patate non mi piace. La roba cinese non mi è mai piaciuta, è lì che cerca sempre di far mangiare anche la me. Poi gliel'ho detto, quello lì, il musulmano, non la mangia la carne. Poi metti che si infastidisce e ci diventa una cellula, che poi quando mangi dal cinese cellule non lo so, ma qualche malattia ti arriva sicuro. Poi il terzo che abbiamo è il Catalin, il Transilvania, il Vampirla. Poi quello lì parla che non si capisce niente, ma fa da mangiare che è una bellezza. L'unico problema è che quando mangia da lui il giorno dopo stantuffiamo tutti insieme. È un problema grosso. E ultimo, non per ultimo, abbiamo gli Aditi. Il coso lì come lei che arriva l'indiano, poi viene a lavorare tutto impettito, ben pettinato col cravattino che poi spara catrame che neanche a Bergamo quello là. Noi gli vogliamo bene, è una brava persona, però Libero, questo qua c'è un problema secondo noi, che Libero, se la voce generale è che sia un po'... Libero, è uno che gli piace prendere la tangenziale in contromano questo qua. Noi, io a mio non è che ho pregiudizi, però a me piace la ciccia baffa, solo l'antica, figurati. Poi quando ci hanno messo tutti insieme, alla fine, ci hanno un po' mischiato bene bene, ma noi alla fine siamo tutti amici. A Roma cercano di risolvere il problema dell'integrazione, noi qui il problema non ce l'abbiamo mai avuto. Siamo tutti morti di fame, prendiamo 1.000 euro al mese, che integrazione vuoi? Poi alla fine noi abbiamo capito che possiamo avere idee diverse senza farci la guerra. Ad esempio noi, quando non lavoriamo insieme, ci facciamo una band, suoniamo insieme. Prima abbiamo fatto i ricchi e i poveri, poi alla fine siamo rimasti poveri. Poi secondo abbiamo fatto la banda dalla Comasina, ma dovevamo pagare la Sial dalla Zasca e abbiamo lasciato stare. Alla fine ci siamo andati un giorno uno, un giorno all'altro, che così viene meglio e così viene peggio. L'importante è che quello che mi ha detto mio padre fin da bambino mi diceva sempre, Mario, te farai strada. Uè, pensavo che era un augurio, mica che mi prendesse per il culo, scusate. Libero, la vita, alle neculo che c'è del TV. Ciao bello, mi raccomando, continua a farci sopra la linea, eh? Possono avere opinioni diverse senza per forza farsi la guerra. Segnatevi questa frase, amici, scrivetela sui muri e imparatela a memoria. Mario, credimi, se mai dovessi candidarti alla presidenza, io ti voto. Questo mondo ha bisogno di gente come te, Dio solo sa quanto. E chiunque sia il nostro Dio. Vi immagino, sai, tu e la tua squadra, con le facce coperte di polvere e di asfalto, diventate per magia tutte dello stesso colore, ci pensi? Mentre lavorate, pensate alla vostra musica. E chissà se anche i Rolling Stones si sono conosciuti così. Magari la storia non ce lo dice, ma nei primi anni 60 Mick Jagger e compagni asfaltavano le strade di Londra. Perché al rock and roll non importa chi sei, chiunque può essere una star. Ciao Sagoma, il prossimo pezzo è per te e la tua band. Bambino!
Poi me lo sono chiesto anch'io tante volte. A quale Dio ci avrebbe fatto così diversi? Voglio dire, sei Dio, puoi fare tutto il contrario di tutto, sei onnipotente. E per dimostrare questa tua onnipotenza, questa capacità di creare dal nulla, ne hai fatto tutti diversi. Bravo, bella idea. Volevi essere osannato come un Dio dalla tanta fantasia. E invece, con la diversità hai creato l'odio, l'invidia, la guerra. Ma ti annoiavi così tanto, Ne facevi uno e via li stampino tutti uguali. Dio di noi uomini di buona volontà. Non provare a ribaltare le cose, perché non te ne do l'opportunità, no. Oggi le regole le ha fatte Mario, e così sia. Thank you.
c'è qualcuno là fuori. Silenzio. Fate silenzio! Silenzio! Pronto? Sei in onda, puoi ripetere? Lo avete mai ascoltato, voi, il silenzio, eh? In questi tempi così clamorosi è difficile da trovare il silenzio. Ma non lo sto certo chiedendo a te, amico mio. Temo di non seguirti, amico mio. Cafone maleducato. Mi chiamo Angelo. Sono un pianista di giorno e un'anima in pena di notte. Tutti gli artisti sono anime in pena. Ma non tutti per lo stesso motivo. E qual è la ragione del tuo tormento, Angelo? Il silenzio. Il silenzio che non riesco a trovare. Cerchi il silenzio. Anche tu che sei un musicista, un pianista, tu che la musica la crei, vai cercando il silenzio. Io credevo fossi tormentato da una melodia che non riesci a trovare, dalla ricerca di un finale altisonante, invece... E invece mi disparghi! La musica. La musica è figlia di un silenzio che chiede di essere riempito. Lo hai mai notato? Senza silenzio non c'è musica. Prima, la prima nota di ogni esecuzione è preceduta dal silenzio. La prima nota, quella più incisiva, quella più decisiva, perché ci interpella dal nostro silenzio. Hai presente la sonata numero 17, opera 31, numero 2 di Beethoven? La tempesta inizia con due battute di largo, seguite subito da un allegro impetuoso. Ecco, in quelle due battute di largo era chiuso il vero senso dell'opera, l'elemento drammatico. Un tuono che arriva da lontananza. È un arpeggio che parte dai gravi e va a finire in un bel punto coronato. Adagio, lento, silenzio. E poi di nuovo un allegro con fuoco e questa volta parte il tema. Gli alberi piegati dal vento, il cielo che si oscura. E di nuovo un tuono. Maledetto rumore, e già l'autobus, no, quello della differenziata che sbuffa, mamma mia, le ambulanze, il martello che mi spacca la strada, i bambini che mi passano sotto la finestra, quella di fianco che recita il rosario con la badante e l'altro che si ostina a non voler riparare lo sciacquone del bagno, e i tacchi di quella di sopra che non si capisce bene che lavoro faccia, ma dall'orario direi, senza tanto fantasia. E allora esco di casa. Ma loro sono lì ad aspettarmi. Le ambulanze, delle sirene, il motore degli autobus.
le voci dei venditori ambulanti, le suonerie dei cellulari. E adesso? Adesso hanno preso a seguirmi anche di notte. Sono rumori subdoli, infimi, non si fanno trovare. Forse mi riporto dentro. Quando riesco a dormire, ogni tanto sogno. E sai cosa ho sognato l'ultima volta? Stavo suonando alla Filarmonica di San Pietroburgo. E dopo l'ultima nota, tutti, ma proprio tutti, rimasero in silenzio, assorbiti nel loro silenzio per 2 minuti. Era finita l'esecuzione, non la musica. Lo hai sentito? Tutto il silenzio che sono riuscito a darti questa notte. Non sarà stato come quello prima del Big Bang o quello prima del tuo concerto lì a San Pietroburgo, ma c'era dentro il mio respiro, il tuo, quello di quelli che ci ascoltano, il fruscio delle onde radio, i battiti del cuore. E il silenzio che cerchi non esiste, Angelo, ma tu non smettere di cercarlo, perché quei silenzi nella musica che scriverai saranno valsi la fatica della tua ricerca, ne sono sicuro. Ehi, c'è qualcuno?
occupatene. Oh, basta, va. Guarda, di solito ti ascolto perché mi aiuti a prendere sonno, eh? Ah, grazie. Ma stasera niente, né di dormire proprio non se ne parla. Bagna cauda. Dai, libero, non mi prendere in giro. Penserai che sono stupida, lo so, pensa anche mio marito. E che stasera mia figlia è uscita con un ragazzo. Il primo appuntamento, sai. Lui è venuto a prenderla a casa, eh. E sembrava un ragazzo buono, educato. Poi però, quando si è presentato mio marito, gli ha dato la mano. Sai che cosa gli ho visto uscire da sotto la camicia? Un tatuaggio! Ma tu lo sai che i tatuaggi se li fanno solo quelli che sono stati in galera? Ma com'è possibile? Così giovane, già finito in prigione? Oh, signor Libero, ho cercato di far finta di niente. Ne l'ho fatto accomodare in salotto, perché tanto dovevamo aspettare mia figlia, che lei è sempre di un lungo. E poi, mentre era lì, non è che lo stessi squadrando, eh? Visto che aveva un piccolo piccolo orecchino sul lobo dell'orecchio. Pensava che non lo vedessi, eh? Lui non lo sa che una mamma sa tutto, vede tutto e si accorge di tutto. Un ciapparate, ecco cosa, avevo ragione. Un delinquente, un vero delinquente. Ah, Libero, non ci sono più ragazzi di una volta, né? Io mi ricordo del mio primo appuntamento, sai? Ero così emozionata. Speravo nella serata più bella della mia vita. Lui era così bello, ripeteva per la seconda volta il terzo anno, quel che ci dice il fascino del ripetente. Però comunque a suo modo era intelligente anche lui. Mi ricordo che quella sera per venirmi a prendere ha preso di nascosto la macchina di suo padre, che se mai se ne fosse accorto l'avrebbe riempito di botte. Poi mi ricordo che mi ha portato al cinema a mangiare la pizza, abbiamo parlato così tanto, lui era così dolce e premuroso. Pensa che quando mi ha riaccompagnata a casa non ha nemmeno provato a baciarmi. Ma non era ribelle, era soltanto timido, poverino. Poi, quando ho raccontato tutto della mia serata con lui a mia mamma, non ha voluto credere a una sola parola di quello che gli ho detto, né? Pensato subito alle peggior cose, alcol, fumo, persino la droga, pensa. Mi ha detto che non è riuscita a dormire tutta la notte perché era preoccupata. Ma che esagerata. Pensa che io comunque, ragazzo, mi sono fidanzata, mi sono sposata e poi ho avuto una bambina, né? Questa bella bambina che oggi compie 18 anni e cresce con quel disgraziato col tatuaggio e l'orecchino. Oh, Libero, ma una mamma può stare tranquilla. Guarda, io ogni volta che sento passare un'ambulanza penso che stiano andando a prendere lei. Eppure cosa posso fare? E niente, ma aspetto, né? Aspetto e spero che la prossima macchina che si fermi qua davanti sia quel ciaparat frustacadreghe che me la riporta a casa sana e salva. E soprattutto che non si vedano più, né? Aspetta, Libero, ho sentito una macchina. Forse lei sta tornando. Stop the weekend too.
musicale di Adele ce lo raccontano gli Eagles nel 1979 con Heartache Tonight. Io credo che essere madre sia uno dei percorsi più impegnativi che la vita possa regalare ad una donna. E siete creature strane. Vi preoccupate per i vostri figli per proteggerli dalle insidie del mondo, che poi sono le stesse insidie per cui si preoccupavano le vostre madri quando eravate voi ad essere figlie. Ma lo fate sempre, anche quando i vostri figli hanno 50 anni e voi continuate a vedere pericoli ovunque dietro quegli occhialetti che ci avete sul naso. Ciao mamma. Adele, la tua figlia è il tuo doppio. L'hai cresciuta tu, no? E allora fidati. Ma soprattutto fidati dei ragazzi di oggi. Sono pericolosi quanto un moscerino in una cristalleria. Vedrai, tua figlia tornerà a casa e ti racconterà di una serata tranquilla, di un cinema, di una pizza e anche di un ragazzo gentile e premuroso che le ha regalato rose e caramelle. Un po' come fece tuo marito con te quella sera. Ricordi, Adele? Anche se tu, di caramelle, dopo un po', non ne avresti volute più. Cosa sei? 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 Cosa sei?
trascina riempita di vane parole. Un duo mai uguagliato, due voci che ci scaldano il cuore dal 1972. Mina e Alberto Lupo. Ascolta, Aurora è la nostra ascoltatrice più affezionata. Come lo stai preparando il pane stanotte? Mi sa che non ci sarà nessun impasto speciale questa notte. Tanto tutto è inutile. Non sei ancora riuscita a dirgli nulla, eh? Continui a preparare il pane per lui, a regalarglielo nella speranza che capisca. Aurora è un uomo. Non capiamo le parole, ma figurati i linguaggi cifrati. Ma che ci posso fare se non riesco a dirgli nulla? Tutte le volte che entro in negozio mi dice: Aurora, come l'hai preparato il pane stanotte? Io non capisco più nulla. Ha una voce bellissima. Sembra una carezza. Assomiglia un po' alla tua, sai? Continua, Aurora. Senti, ma te l'ho raccontato di come l'ho conosciuto. Allora, una mattina ero in negozio, saranno state le 6 del mattino. Mi stavo preparando per l'apertura, stavo impastando, pulendo, infornando. A un certo punto bussano la serranda e io dico: chi è? E una voce bellissima mi risponde: hai già del pane questa mattina? Io non ho capito più niente, dovevo sapere che apparteneva a quella voce. Allora ho tirato sulla serranda, mi sono precipitata fuori e l'ho visto. Capelli corvini, occhi profondi, un po' segnati dalla mancanza del sonno, ma chissà che lavoro fa, ma non importa, un sorriso affascinante. Io me ne sono innamorata subito, Libero, sai? Subito. Libero? Libero, ma mi stai ascoltando? Certo, ti ascolto. E poi è tornato il giorno dopo e il giorno dopo ancora e io tutte le volte gli preparavo il sacchettino con il pane ed ero così emozionata che non lo facevo neanche pagare. Poi un giorno è arrivato con un fiore. Un fiore d'artemisia. Sai cosa vuol dire, no? No. Un fiore d'artemisia si regala quando vuoi ringraziare per un dono che hai ricevuto. E allora mi sono detta: se mi regala un fiore così vuol dire che conosci il linguaggio dei fiori. E allora ecco l'idea. Io gli preparerò tante pagnottine con dentro dei petali di fiore, così potrò dirgli tutto quello che voglio. E non ci sarà bisogno di parlare. E allora mi metto subito al lavoro e preparo 2 pagnottine, una dei fiori di pisco e l'altra i fiori di acacia. I fiori di pisco per dirgli che mi sono tanto innamorata di lui. E quelli di acacia che mi aspetto di essere ricambiata. Niente, non succede niente. Ma io non mi perdo d'animo e preparo 3 pagnottine, tutti i fiori di biancospino, il fiore della dolce attesa. Vana, anche questa volta. Allora faccio un po' la sfacciata e preparo 4 pagnottine, tutti i fiori di pisco, per fargli capire che se non si dà una mossa, la mia bellezza è destinata a sfiorire. Niente, Libero, è di coccio, non capisce. Io non so più quello che devo fare. E allora questa mattina ci ho provato con i grissini e ho preparato i grissini a nastuzio e alla genziana. Il nastuzio, che è il fiore della lotta, per dirgli che io non mollerò tanto facilmente, e la genziana, la forza di volontà, per rafforzare il concetto. Niente, non capisce niente. Sicuramente viene in negozio soltanto perché io faccio il pane buono e perché non lo faccio neanche pagare. In fondo siamo così diversi. Libero, ma è così difficile trovare qualcuno che mi ami. Libero. Lo sai cosa penso, Aurora? No. Penso che da qualche parte ce l'abbiamo qualcuno da amare, anche se è difficile riconoscerlo.
Ti ricordi quella storia che siamo tutti meglio a metà alla ricerca di quell'altra metà identica per tornare interi? Ecco, io non sono del tutto d'accordo. Secondo me siamo più come delle fette di pane. Sì, delle fette di pane tagliate via in maniera imprecisa, con un coltello poco affilato. I bordi sono imprecisi, la crosta si spezza. Quando ci accostiamo non riusciamo neanche più a riconoscere di essere appartenuti alla stessa forma. Ma è qui il bello. Perché se provi a mettere in mezzo qualcosa, non so, un formaggio fresco, del burro, della marmellata, ecco che miracolosamente combaciamo e stiamo uniti. Perché da soli siamo anche delle ottime fette di pane. Ma insieme siamo migliori, Aurora. Aurora, prova a mettere tra di voi qualcosa che vi unisca, eh? E cosa, libero? Prova a parlargli di musica. Vedrai che sarà tutto più facile. Aurora, questa notte non ti arrendere. Prepara il pane per questo sciocco. E questa volta mettici il giglio della pioggia e non ti scordare di me. L'attesa e la speranza dell'amore. Vedrai che capirò. Libero? Ma allora vuol dire che tu... Buonanotte, Aurora. E buonanotte a tutti voi. Tanto lo so che c'è ancora qualcuno al fondo. Somebody to
ringraziare gli ascoltatori nottambuli che questa notte hanno reso viva Night Radio. Il pescatore drogato e simpatico commenda TAC, Sergio Cardinale. La hostess che ha paura di volare, ma anche donna dai facili costumi, Daniela Pezzana. L'infermiera gradita e mamma un po' vecchia, Paola Pozzo. Il pianista alla ricerca del silenzio, chissà perché, e anche il portiere di notte, Angelo Marasco. La balista innamorata di ballerina dai piedi deformi, Sara Zaccaria. La panettiera innamorata che fa parlare il pane con i fiori, Mirella Berardino. Il bluesman un po' sfigato ma anche eroico nel cordino, coloro che questa notte mi hanno fatto sentire il battito vero della radio saltando come grilli indemoniati da un genere all'altro. Signori, un bel applauso per i New Jackie. E vi presento alla batteria Davide Cavicatti. Ci verrete a trovare di nuovo il 5 maggio, sempre qua, al Teatro Giulia di Parolo.
voglio ringraziare.